tutti e benvenuti. Oggi facciamo due parole con Maria Rosaria Cristofaro. Grazie Maria Rosaria di essere qui. Napoletana DOC, laurea in giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli. Ottieni poi due master, uno in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi ex decreto legislativo 231 del 2001, il successivo in diritto penale societario. Decidi di lasciare la tua amatissima città, un saluto a tutti gli amici e colleghi di Napoli e della Campania, per poi salire in Lombardia, a Milano. Inizi il tuo percorso in due studi professionali molto importanti come praticante avvocato, prima nello studio legale Grimaldi e a seguire nello studio legale Ripamonti. Adesso e da quasi 3 anni sei all'interno di MPLS Re Solution, sei team leader in materia di credit management, la società è controllata dal gruppo Rina Prime e all'interno c'è anche l'immobiliare del gruppo Gabetti. Sono felicissima di essere qui con te Maria Rosaria, a poter fare due parole. Raccontaci la tua storia, raccontaci cosa fa MPLS Re Solution e raccontaci cosa fai tu come team leader in un settore molto importante, molto delicato, soprattutto in questo momento economico, storico e sociale. A te la parola, grazie. Ciao Alice, grazie mille a te per scambiare queste due parole con me. Descrizione, premessa ineccepibile, mi laureo a Napoli alla Federico II il 15 marzo del 2016, decido immediatamente di trasferirmi a Milano. Mi laureo il 15 marzo, il 27 marzo faccio le valigie e mi trasferisco in Lombardia, dove inizio il mio percorso presso lo studio legale Grimaldi per poi proseguirlo in continuità nello studio legale Ripamonti e nel mentre conseguo i due master di cui prima mi parlavi. Solo che nel corso del mio percorso professionale capisco ad un certo punto che in modo molto chiaro, molto semplice, che io non voglio essere un libero professionista. Non voglio proseguire con l'attività di libero professionista in quanto era un ruolo che non riusciva a rispecchiare in qualche modo quello che era il mio carattere. Anche perché bisogna essere portati per essere dei liberi professionisti oggi in Italia. E io non lo ero. E quindi decido di intraprendere un nuovo percorso, un percorso all'interno di una società. Però non cercavo una società qualunque dove inserirmi. Come sempre, tanto per non complicarmi la vita, inizio a focalizzare la mia ricerca su una società che potesse in qualche modo non farmi sentire una qualunque dipendente, quindi un numero, ma una società dove io potevo esprimere al meglio le mie capacità. E inciampo, perché come in tutte le cose nella vita a volte ci si inciampa anche per questioni di fortuna, in MPLS, da pochissimo in MPLS era arrivato come direttore generale Massimiliano Morana sostengo il primo colloquio con Massimiliano Morana e la cosa che mi colpisce immediatamente mi fa capire che quella forse era la società che io cercavo e un entusiasmo particolare. Non era il solito colloquio, sì sicuramente con le dovute formalità, le competenze, era un colloquio molto particolare perché c'era un uomo di fronte a me che mi coinvolgeva, mi trascinava nel suo entusiasmo in questo nuovo progetto che anche lui aveva da poco iniziato. E lì inizio ad avere il primo segnale che forse società del genere potevano esistere. Di lì a pochissimo Massimiliano Morana MPLS mi contatta per confermare la volontà di voler proseguire il rapporto con me, o meglio di iniziare il rapporto con me. Io immediatamente accetto e mi lancio in questa nuova avventura. Peccato Alice che poco dopo io inizio il mio percorso in MPLS a novembre, dopo solo pochissimi mesi, dove
già in quei mesi avevo avuto assolutamente conferma del fatto che non avessi fatto la scelta sbagliata, per quanto azzardata, perché ormai il mio percorso l'avevo intrapreso in un gruppo dove non solo il direttore generale, ma anche il vicepresidente della società, Mirko Frigerio, che molti che operano nel campo degli NPE conoscono, mi coinvolgevano, ci coinvolgevano tutti con un grande entusiasmo in tutti i vari processi, in tutti i vari progetti, condividendo le idee future, i progetti in essere, i progetti che sarebbero arrivati. E quindi questa, un po' questa unione, questa condivisione di possibilità. Da lì a poco arriva il Covid, tutti, come sappiamo, restiamo spaventati, questo mega evento che ha spaventato e bloccato di fatto il mondo. E non ti nascondo che io, avendo iniziato da poco il mio percorso professionale all'interno di MPLS, temevo che in qualche modo, non sapendo, perché diciamo che quello che a noi spaventava, a noi intendo proprio il mondo in generale, era proprio questa questione di incertezza, di ignoto, no? Non sapevamo a cosa stava. Anche perché, Maria Rosaria, Milano, una delle città in prima battuta colpita. Lombardia, centro internazionale d'Italia, ha proprio rivisto un'altra veste, un altro modo di vivere la vita e il lavoro. E poi, voi eravate preparati a lavorare da remoto? No, ti dico la verità, Alice, eravamo preparati, ma non come il Covid ha obbligato tutti a prepararsi. Nella nostra società era già prevista la possibilità, in qualche modo, di poter lavorare, non dico smart working, ma comunque era iniziata una fase di flessibilità. Esatto, un po' sensibilità, ma comunque venivano dati, iniziava a essere distribuita tra i dipendenti la strumentazione idonea affinché il dipendente in qualsiasi posto fosse idoneo e autonomo nel lavorare. Quindi immediatamente però la società, anche se non pronta al 100%, si adopera affinché tutti noi avessimo a nostra disposizione tutti gli strumenti per poter lavorare al meglio anche da casa. Ma la cosa che a me ha molto colpito da parte della nostra società, che, come giustamente prima dicevi, è una società controllata dal gruppo Rina Prime, quindi figlio non fa mai quello che mamma non vuole, e quindi il tutto era sempre condiviso anche da casa madre, era il supporto, perché per noi quel momento così delicato per la vita di ognuno di noi, tu immagina, io come detto sono napoletana, tutta la mia famiglia è a Napoli, e io ero bloccata in Lombardia, non potevo entrare, nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire, ma con una condizione psicologica molto stressante. Immagino anche ambiente lavorativo nuovo, il contatto con i colleghi nuovo, cioè contatto, all'inizio pensavo che il contatto umano fosse tagliato in qualche modo, invece no, era proprio questo che mi ha sorpreso. Massimiliano Morana, che io chiamo il nostro comandante, il nostro capitano, io in realtà chiamo Massimiliano, il nostro capitano, col suo solito entusiasmo, insieme a Mirko Frigerio e insieme a Rina Prime, con le figure degli allora amministratore delegato e presidente per Carlo Rando e Ugo Giordano, non ci hanno mai fatto sentire neanche per un secondo soli. Il nostro smart working Covid fu un perenne perenni call, video call, non solo corsi di formazione, corsi psicologici, condivisione ancora costante di tutti gli obiettivi e attività, ma soprattutto anche supporto a tutti noi, con domande che a volte sembrano banali ma non lo sono: come stai? Possiamo fare qualcosa per aiutarti? Come sta la tua famiglia? Come vi sentite? Fate attenzione, non uscite, se avete... Quindi un'attenzione a 360 gradi, questa cosa in qualche modo mi confortava. Poi arriva un'altra notizia che mi sconvolge e che da un lato mi rende la persona più felice del mondo, ma dall'altro fa nuovamente ricrollare quelle poche certezze che avevo recuperato in quella fase Covid, e scopro di essere incinta. E ti lascio immaginare, cioè io ero felicissima, però ovviamente
la sensazione, o meglio, il pensiero, la preoccupazione immediatamente dopo, la sensazione di felicità fu: ed ora che cosa sarà? Comunque stiamo parlando di un periodo storico particolare, quello che io immaginavo. Certo, oggi le società sono in difficoltà e una donna incinta, per come a volte viene gestita in Italia, non è Viene una... vista come un costo, un mero costo. Posto, la gravidanza spesso, ahimè, ancora oggi nel 2022, viene vista come una limitazione. Quindi risorgono, anzi, nascono delle nuove paure in me, paure che immediatamente, appena io decisi di comunicare al mio allora direttore generale, ed oggi amministratore delegato, Massimiliano, la notizia. Ti dico solo che la scena fu: io piangevo, spaventata a morte, e Massimiliano era felicissimo, felicissimo, dicendomi che non poteva esserci una notizia più bella in un periodo così buio, che mio figlio sarebbe stato la mascotte di tutta la società e che questa speranza, questa nuova vita, questa possibilità di questa nuova vita lo rendeva felice lui, rendeva felice Mirko Frigerio, rendeva felice l'intera società. E la prima cosa che mi disse, perché percepì nelle mie parole paura, perché io a volte, sai, cerco sempre di immedesimarmi nei panni degli altri, per quanto ci possano essere a volte delle volontà più che ottime, no? Di volontà di supporto alle persone, a volte noi non siamo gli unici a decidere. A volte sono, ma non solo perché dipendiamo dalle decisioni anche di altre persone, a volte sono anche gli eventi che ci costringono a prendere determinate scelte. E un evento così grande e imprevisto come il Covid ha messo un pochettino tutti quanti a rischio. E invece la cosa che lui immediatamente mi disse fu: stai tranquilla, stai serena, la società non ti abbandonerà, la società è con te. Ti supporterà a 360 gradi e hai tutto il nostro sostegno. Goditela, goditi questo bellissimo viaggio. Il tuo percorso professionale non sarà modificato per questo evento, perché lui capì immediatamente quella che era la mia preoccupazione. Tant'è vero che tu hai un ruolo di responsabilità all'interno della società. Io oggi ho un ruolo di responsabilità e ti dirò anche un'altra cosa. Da quando mi furono dette quelle parole ad oggi, io non sono mai stata delusa e lo dico con orgoglio. Non ti dico che tutti i giorni sono facili, non ti dico che il mondo dei balocchi, perché non è assolutamente così. Siamo perennemente tutti i giorni concentrate a risolvere problemi su problemi che è normale che ci siano all'interno di tutte le società. Però io non sono mai stata delusa e non sono mai stata delusa neanche da una società che non ha mai messo in cassa integrazione in tutto questo periodo neanche un dipendente, perché i dipendenti nella nostra società non vengono visti come delle figure anonime, ma come persone. E anche, per esempio, ti dico, un ruolo come quello del front office, no? Società chiusa, ma che front office vuoi che ci sia? È normale, è naturale. Eppure no, non si abbandona nessuno, siamo tutti sulla stessa barca, piuttosto troviamo delle nuove mansioni a supporto di altri dipartimenti, ma nessuno sarà lasciato indietro, nessuno sarà lasciato al proprio destino, nessuno sarà lasciato in difficoltà. E a volte queste restano solo parole. Io per la prima volta invece ho la mia prima e unica, perché NPL è la mia unica esperienza in società. Non ho riscontrato nelle parole anche quello che veniva dalle parole, anche nei fatti. E perciò ti dico, io ad oggi non sono mai stata delusa. Oggi ricopro un ruolo di responsabilità che giorno dopo giorno le responsabilità aumentano. Questa cosa mi rende molto felice, perché mi fa sentire soddisfatta, non solo come professionista, ma anche come donna e come mamma, perché penso che sia molto importante che oggi i bambini, soprattutto i maschietti, io sono mamma di un maschietto, sappiano, mi sembra ancora assurdo dirlo nel 2022, ma devono essere coscienti del fatto che noi donne siamo autonome, indipendenti e capaci di qualsiasi cosa.
cosa in qualsiasi condizione. Quindi per me è anche importante poter dire a mio figlio mamma va al lavoro, mamma, oppure spiegargli in futuro quelle che sono le mie responsabilità e dare a mio figlio coscienza del fatto che la mamma ha delle responsabilità uguali a quelle di un uomo, uguali a quelle, e viene riconosciuta a tutti gli aspetti, così come viene riconosciuto quel ruolo, quella responsabilità di un uomo. E per me è importante, e spero che veramente tutti riescano a riconoscere ciò. Ma quello che soprattutto a me piace della mia società, quello che soprattutto a me piace del mio amministratore, del mio vicepresidente, io a volte parlo quasi sempre, no? Nomino spesso il mio capitano, nomino spesso Massimiliano Morana, ma non perché non ci siano figure altrettanto valide, ma perché io a lui devo tanto, devo il fatto di aver scelto di investire su di me, così come ha scelto di investire sugli altri miei colleghi. Devo la possibilità di crescita che mi dà tutti i giorni, mettendomi sempre in prima linea, no? Vai, in prima linea e combatti. E devo a lui un insegnamento molto importante. Massimiliano e quindi la società, perché Massimiliano non fa niente che non sia, ovviamente Morano non fa nulla che non sia approvato e condiviso dalla società e dai soggetti che compongono la sua società o che comunque ne hanno fatto parte. Il principio è che tutti noi abbiamo delle idee. Queste idee devono essere messe sul tavolo, devono essere condivise, discusse, e nessuno è chiamato ad essere uno yes man. Nessuno. Quindi siamo qui, ragioniamo, soluzioni, non problemi. Le soluzioni possono venire da chiunque. Mettiamo tutte le nostre carte sul tavolo, scopriamole tutte e lavoriamo affinché il progetto vada, abbia successo. Mi stai facendo venire i brividi, perché tocchi tantissimi temi. La maternità, condizioni di vera uguaglianza, nonostante certo, ciascuno di noi sia portatore di diversità, unicità, differenze, tema del valore della persona in sé, spesso all'interno delle aziende più o meno strutturate il dipendente viene visto come una spesa, sì. È come un contenitore che porta a casa lo stipendio. Esatto. Non è così, cioè... Ogni persona, almeno questa è la mia opinione, è portatrice di un talento o più talenti e deve avere uno spazio fertile in cui farli germogliare. E il tuo racconto di MPL Resolution mi fa pensare più che un'azienda veramente a una famiglia, dove per famiglia intendo proprio una squadra, una comunanza di valori, dove ciascuno si sente veramente... portatore di parte di una responsabilità, di un compito. Esatto. Veramente ognuno ha il remo per far andare avanti la barca. Esatto, e questo è possibile anche perché i vari dipartimenti della nostra società collaborano tra di loro. Cioè io ho dei colleghi che allora nella nostra società ti sorprenderò, ma uno dei dati che Rina Prime ha diffuso all'ultimo cocktail di Natale, ad esempio, che il nostro gruppo si forma principalmente da quote rosa, passano il termine, un termine bruttissimo da sentire oggi, però è così, ci sono tantissime donne, siamo tutti molto giovani, perché è una società che punta tantissimo sui giovani, e c'è tanta collaborazione tra i vari soggetti. Ti dico, come tu prima dicevi, io oggi sono team leader del credit management e la nostra, quando un cliente, un investitore arriva da noi con un'idea di un'operazione o ci chiede di individuare operazioni a lui idonee per il suo settore di lavoro e di sviluppo, noi non restiamo mai chiusi all'interno del nostro ufficio e della nostra stanza, ma ci confrontiamo sempre con i colleghi degli altri dipartimenti. Allora, il mio dipartimento si compone, si forma dal responsabile del dipartimento negotiation,
Luca Gussetti e dal vicepresidente Mirko Frigerio, insieme ad altri professionisti con i quali collaboriamo. E quando andiamo a studiare un'operazione ci interfacciamo sempre con altri colleghi. Vedi il Dipartimento della Privacizzazione, ad oggi gestito in modo perfetto, e posso assicurarti, poi dopo spenderò due parole per spiegarti un attimo che cos'è la privacizzazione, da la mia collega Valeria Pacella, che è un ruolo, credimi, assurdo da dover gestire, eppure lei, giovane, una donna giovane quanto me, è bravissima nella gestione di questo dipartimento, assolutamente non semplice da gestire. Mi interfaccio tutti i giorni con i miei colleghi, Mirko Merendoni, Elvio Iannitti, Federico Bianchi, che impazzisce nelle richieste dei sopralluoghi per le valutazioni che ci vengono richieste sugli immobili, per le broker opinion che facciamo, Simone Morana, che è un po' il papà di tutti, no? Perché è il più adulto di noi, quindi a volte anche quando tra noi discutiamo, oltre che a gestire perfettamente quelli che sono, ovviamente con i propri limiti, come tutti quanti noi sbagliamo, noi non sto dicendo che siamo delle persone che non sbagliano, anzi sbagliamo fin troppo, però è anche un ruolo molto importante all'interno della società, no? Colui che fa un po' da collante, perché poi essendo anche un po' tutti giovani, diciamocelo, no? C'è anche quel filo di competizione che contraddistingue soprattutto le persone giovani, e ci sta, perché è sana, fin quando una cosa è sana va più che bene. E così con tutti gli altri colleghi. Vedi il mio collega invece Paolo Grugni, responsabile e team leader del dipartimento negotiation, cioè saldo e straccio, che forse svolge uno dei ruoli più delicati all'interno dell'azienda, in quanto comunque lui si occupa della gestione dei saldi e stralci, appunto, quindi cercare di trovare un accordo transattivo con gli istituti di credito, con le banche, i detentori dei crediti, per la liberazione totale, l'esdebitamento totale dei debitori, affinché questi possano ricominciare la propria vita a zero. Ed è un dipartimento dove l'intera società è sempre molto concentrata e dà molta importanza, perché c'è un aspetto psicologico non piccolo da valutare, molto importante da valutare. Comunque stiamo parlando di persone che, vuoi per il destino della vita, vuoi perché a volte si commettono degli errori in modo volontario, cosciente, ma spesso non è così. A volte semplicemente la vita è stata crudele e si ritrovano a perdere tutto, sul punto di perdere tutto. E questo comunque è un tema molto delicato, dove il mio collega riesce, insieme al supporto di Luca Gussetti e dell'avvocato Desiree Gugliandolo, che da un po' collabora con noi, riescono con un grande equilibrio a mantenere e a cercare di dare anche un supporto effettivo a quelli che sono i debitori, ma credimi, è un equilibrio veramente molto 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 sottile, e c'è bisogno di tanta esperienza che non si acquisisce con i libri, ma sul campo, sull'operatività quotidiana, sul dedicarsi anima e corpo a questa attività. Poi questo dimostra un'attenzione, Maria Rosaria, alla persona, molto forte, sia dipendente che cliente, perché come dici tu ci sono delle situazioni che sono imprevedibili, e chiunque di noi, soprattutto in questi ultimi due anni molto difficili di pandemia, chi ha un'attività si è trovato veramente in una situazione di difficoltà. Ci sono dei settori totalmente morti, colpiti, morti. E questa situazione di guerra bellicosa che stiamo vedendo e vivendo e percependo, Ucraina-Russia, è tutto più instabile. Io credo che il termine instabilità abbia caratterizzato negli ultimi tre anni, davvero? Sì, infatti è stato, questi ultimi tre anni sono stati degli anni molto delicati, anche perché il nostro è un settore che soprattutto nei momenti di difficoltà, ahimè, si alimenta sempre di più. Però il nostro punto di forza è
dare molta importanza a quello che è un aspetto umano. Noi non ci dimentichiamo mai che dietro a tutte queste, questo fantastico mondo, ci sono delle persone, degli imprenditori, delle persone, delle semplici persone che stanno rischiando di perdere la propria casa o qualcosa per cui hanno lavorato un'intera vita, degli imprenditori dove invece sono andati sempre un po' troppo all'ostacolo, a volte rischiano il fallimento perché hanno lanciato il cuore un pochettino troppo oltre, no? E ti posso assicurare che quello che poi a noi è il nostro punto di forza è anche il fatto, noi non ci limitiamo a prendere la pratica, a studiarla in generale, no, nel momento in cui arriva una posizione si attivano tutti i vari dipartimenti. Francesco Sette, Dipartimento di Valutazioni, valutiamo l'immobile, capiamo che cosa c'è, Mirko Merendoni con dei business plan, che Alice credimi io sto ancora qui cercando di capire come sei riuscito a fare dei business plan, che poi io formazione legale proprio con i numeri zero, Valeria Pacella che mi parte con la vivacizzazione. Ma che cos'è la vivacizzazione? Dicelo. Per dirla in parole molto semplici e anche un pochettino profane, probabilmente Mirko Frigeri, il nostro vicepresidente, mi odierà, però mi farò perdonare. L'analisi delle posizioni e a seguito di questa analisi la strategia pubblicitaria più idonea affinché quell'immobile, quella determinata procedura abbia una visibilità massima che porti in qualche modo più a conoscenza di quell'esecuzione, di quella vendita, di quella procedura fallimentare, comunque di quella vendita immobiliare, a conoscenza di un più alto numero di persone. Tu mi dirai, però Maria Rosaria, più persone partecipano, più c'è possibilità che quell'immobile venga venduto. È vero, però è anche vero che più persone partecipano, più è probabile che l'immobile venga venduto ad un prezzo più alto rispetto del debito e più è probabile che quel soggetto possa rientrare di una somma di denaro e ricominciare. E quindi a volte può sembrare un contrasto, no? Ma in realtà non lo è. Perché se io ti permetto di vendere quell'immobile prima che lo stesso si svaluti nel corso del tempo, io do anche più possibilità al debitore in qualche modo di liberarsi e a volte anche di rientrare con una somma di denaro, perché comunque ovviamente tutto quello, nel momento in cui un immobile viene aggiudicato una somma superiore rispetto a quelli che sono i debiti, ricordiamoci che il debitore entra in possesso della differenza, sì. E quindi a volte questo sia lo libera totalmente da tutti gli debiti, ma a volte gli permette anche di ricominciare. Quindi diciamo che non dico che noi siamo una onlus, assolutamente no, perché la nostra società si cresce e va avanti grazie ad un fatturato, però è una società dove l'aspetto umano è importante sia dentro che fuori, e una società dove noi giovani non veniamo mai messi da parte, anzi ci viene chiesto costantemente di mettere sul tavolo le nostre idee, giuste o sbagliate che siano, questo poi lo valutiamo. Nel frattempo mettetele sul tavolo, aiutatemi e andiamo avanti, anche perché quella che è l'idea del nostro amministratore, quella che è l'idea della nostra società, del nostro gruppo, non è quello di mettere a capo di noi giovani dei dirigenti, dei manager, perché noi non abbiamo dei manager al nostro controllo, perché non è quella la loro intenzione. La loro intenzione è rendere noi prime linee i manager di domani, i dirigenti di domani, perché nel momento in cui tu metti una figura senior, molto senior, anche a dei giovani professionisti, questo limita la crescita, e invece no, la società continua a investire su di noi. Io ad esempio ho iniziato da poco un master sponsorizzato e pagato totalmente dalla società. I miei colleghi ne hanno appena terminato un altro, perché poi ovviamente ognuno di noi ha eseguito dei master specifici per il proprio campo, per il proprio settore, per la propria formazione. Quindi io, Alice, quello poi smetto di annoiarti, ma quello che io vorrei dire, quello che è il messaggio che io vorrei che arrivasse in qualche modo non solo alle donne ma anche agli uomini, ma in particolar modo alle donne, perché io ho quasi 32 anni e mi sembra di aver fatto dei progressi da quando sono in NPL allucinanti, a livello sia umano che professionale. Io
mi auguro per tutti di riuscire a trovare una società come la mia, ma non perché sia il mondo dei Bialocchi, ripeto, io non vivo in una favola, anzi vivo in una società che ha i propri problemi quotidiani da gestire e ti assicuro che non sono pochi. Però è una società dove io, è un lavoro dove io ogni giorno vado col sorriso, a me non pesa andare a lavorare, ma soprattutto è una società dove io non mi sento in difficoltà per essere donna, non mi sento in difficoltà per essere madre, perché ancora oggi se mio figlio ha la febbre la prima cosa che mi viene detta è: molla tutto, non ce ne frega niente, non facciamo i medici, non facciamo gli interventi a cuore aperto, vai da tuo figlio e pensa alle cose importanti. E io ti posso assicurare, Alice, e posso assicurare a tutte le donne che ci ascoltano, che esistono. Esistono delle realtà del genere, esistono delle realtà dove noi donne siamo considerate, stimate e supportate e sopportate, perché beh, dobbiamo anche essere supportate perché noi donne siamo un po' particolari, però supportate non lo diciamo troppo, non lo diciamo troppo, io ho detto, ma qui lo dico, qui lo nego, e dove ci sono uomini che riescono, perché a me è stato riconosciuto da uomini a riconoscere quella che è l'importanza di una donna come professionista, come donna, come madre. Quindi non regalatevi a nessuno, ma questo non lo dico solo alle donne, io questo lo dico anche agli uomini, non regalatevi, non lasciate che vi sfruttino, perché se ci mettete un po' di incoscienza, un po' di... come dire? Mi verrebbe un termine napoletano, un po' di pepe. Esatto, un po' di pepe. Un po' di pepe. Sai che io ho vissuto. Lasciamo fuori dall'istinto. Allora, io ho vissuto 3 anni a Napoli, un pezzo del mio cuore là. Pezzo del mio cuore guarda il Vesuvio, e quindi. Oh, guarda. Guarda, ti posso dire che a volte a me chiedono, ci sono le colleghe che vengono da me e mi dicono: senti, ma mi traduci in napoletano questa parola? Ad esempio GBV, no? Che non sto qui a dirti io come lo traduco in napoletano, perché si occupano di altro, allora non capiscono esattamente di cosa parlano, io glielo traduco e loro immediatamente capiscono il concetto, quindi fatto sta, Alice. È quello che io voglio. Ma l'inglese, scusa, l'inglese cosa ci serve? Ma quando no, uno sa... Io sul mio curriculum italiano, seconda lingua napoletano, sto a posto. E là quando leggono questo dicono vabbè, è andata. Però ragazzi, non vendetevi, non svendetevi, o meglio non svendetevi, perché non ce n'è bisogno. Esistono società, esistono uomini, esistono donne che sanno riconoscere e sanno dare le giuste opportunità a noi giovani. Certo, questo significa rischiare e mettersi in gioco, perché nulla viene regalato nella vita. Però c'è bisogno di un po' di rischio, c'è bisogno di mettersi sempre in gioco e di andare anche un po' sulla strada dell'incertezza per cercare di ottenere qualcosa. Perché se pensiamo di restare sempre fermi sulla nostra piccola sedia a battere le ditina sulle varie tastiere, allora siamo certi che non succederà mai nulla. Nel momento in cui decidiamo di alzarci e di metterci al centro della stanza e avere il coraggio di dire le proprie idee, giuste, sbagliate che siano, questo poi è il tempo che riconosce le idee giuste rispetto a quelle sbagliate, allora succederà qualcosa. E io ne ho avuto riscontro, ne ho avuto prova il giorno in cui ho deciso di trasferirmi a Milano, ne ho avuto prova il giorno in cui ho deciso di non voler andare avanti con la mia professione, o meglio, di continuare a svolgere la mia professione, ma all'interno di una società, e continuo ad averne prova ogni giorno. Quando entro in società, mi siedo, mi confronto con i miei colleghi, mi confronto con il mio amministratore delegato, il mio capitano, mi confronto con il mio vicepresidente e con chiunque altro io possa in quel momento confrontarmi. Quindi non mollate, soprattutto voi donne. Lavorare non significa rinunciare ad essere madri, non significa rinunciare ad essere donne, non significa rinunciare a nulla.
perché esistono gli uomini che sanno riconoscere l'importanza di una donna. Quindi mi raccomando, unghie e via, senza pietà. Mi viene, allora, innanzitutto hai detto delle cose meravigliose, bellissime, che condivido al 100%. Grazie. Mi viene da dire, donne, non cambiate il vostro corpo, cambiate il vostro abito. Di registrare quando ci siamo sentite per due parole. Tu mi hai raccontato che hai lasciato la tua città Napoli poco dopo la laurea, ma veramente qualche settimana dopo la laurea con 1.000 euro in tasca, e per te è stata è stata una sfida. Sì, io salgo a Milano, ci provo, e dal tuo racconto, dall'energia che trasmetti, Maria Rosaria, ho la percezione che la vita abbia premiato questa tua capacità, tutti i tuoi sforzi, tutti i sacrifici. Immagino non sia stato semplice. Non è stato semplice, non lo è. Non continua ad esserlo oggi, perché ho tutta la mia famiglia lontana, con tutto che ho una bellissima famiglia oggi, però mia, e ho la mia famiglia lontano. Però sai cosa? Io continuo ad avere grinta e riesco in qualche modo a dare ancora speranza agli altri, perché io riconosco, perché io so di riuscire a riconoscere quello che gli altri sono in grado di fare. Ma infatti sei stata anche in questa nostra chiacchierata generosissima nei confronti, non solo... Significa riconoscere quello che già ne parlammo di questa cosa nella nostra chiacchierata iniziale, significa riconoscere quello che ad oggi a me viene riconosciuto. A me non costa niente dire se la mia collega Valeria, il mio collega Mirko, Paolo, Elvio, chiunque altro, siete bravi, perché a me viene detto, a me viene riconosciuto. E riconoscerlo a me, così come riconoscerlo agli altri, non significa togliere nulla agli altri. E quindi io oggi do quanto ho ricevuto e continuo a ricevere. Il mio amministratore continua a darmi e io continuo a dare. Cadiamo, Alice, a me non è stato regalato nulla. Io ho guadagnato fino all'ultimo tutto quello che io oggi sono riuscita ad ottenere. Però dall'altro lato ho trovato delle persone intelligenti che hanno saputo riconoscere i miei sforzi, i miei sacrifici e le mie capacità. E quindi io oggi trovo importantissimo fare la stessa cosa nel mio piccolo. È importante riconoscere le capacità e l'intelligenza altrui e le capacità che a noi mancano rispetto a altri e quelle che mancano agli altri rispetto a noi. Quindi non significa essere generosi, significa essere oggettivi, ed è importante esserlo, perché altrimenti non andremo mai da nessuna parte. Tu hai utilizzato un'espressione bellissima prima, la persona al centro della stanza, un'immagine, che ogni persona fosse al centro della stanza in ciascuna azienda. Esatto, speriamo che sia così, per questo dico non mollate, non svendetevi, mai. Grazie davvero di queste due parole. Sei grazie. Vulcanica, sei meravigliosa. Grazie. E io ti auguro successo. Ci vedremo presto a Milano, sicuramente. Dai, ti aspetto. Tante bellissime cose, un super abbraccio, buona giornata. Grazie a te, ciao Alice. Ciao, a presto, buona giornata, buon lavoro. Ciao.